Buongiorno. Tutti conosciamo l'espressione bruciare le navi. Ha la sua origine nella storia, forse con Alessandro in Grecia o con Cortés in Messico. Un esercito deve fare una decisione critica: o andare avanti verso lo sconosciuto o tornare indietro. Allora bruciano le navi. Adesso non possono tornare indietro, per forza devono andare avanti. Il problema in questo esempio è che non sono più liberi di tornare indietro. Invece il cristiano, colui che segue Gesù, è sempre libero. Uno segue Gesù liberamente o non lo segue. Nel Vangelo oggi vediamo un uomo che brucia la nave. È San Pietro. Lui da tempo segue Gesù, ma oggi è un momento della decisione radicale. Molta gente ha rifiutato Gesù, tornano indietro. Pietro capisce che seguire Gesù non sarà facile, dovrà lasciare tante cose e seguire un cammino delle volte triste e di solitudine. Lui guarda Gesù e dice: Signore, a cui andremo? Tu hai le parole della vita eterna. Pietro ha bruciato la sua nave, ha scelto di seguire Gesù e sarà fedele fino alla fine. Anche noi delle volte dobbiamo prendere delle decisioni difficili, critiche. Nella nostra famiglia, nel matrimonio, sul lavoro, nella nostra carriera, dobbiamo delle volte lasciare delle cose care e seguire un cammino difficile. Ma se noi seguiamo Gesù, se teniamo la mano di Gesù, se lo guardiamo, non saremo mai soli. Lui è il cammino, la verità e la vita. Ricordo spesso le parole di una canzone bellissima in inglese. E le parole erano: ho deciso seguire Gesù, non c'è ritorno. Delle volte quando io sono un po' triste, quando mi manca il coraggio, sento queste parole nel mio cuore. E mi danno sempre il coraggio di cui ho bisogno. Ho deciso seguire Gesù, non c'è ritorno. Ritorno. Provalo, forse funzionerà anche per lei. Buona domenica, arrivederci.